Storie italiane. La ragazza pigra e la ragazza diligente. C'era una volta una casa in un villaggio lontano, una casa dove vivevano marito e moglie. Avevano una figlia ciascuno del loro precedente matrimonio. La moglie amava molto sua figlia, le dava i suoi vestiti da indossare e non le chiedeva mai di fare alcun lavoro. Sua figlia divenne così molto pigra. Stava tutto il giorno seduta senza far nulla se non ammirarsi. La moglie trattava invece molto male la figliastra. Perché sei seduta qui? Alzati e pulisci la casa. Ma mamma, ho pulito la casa proprio stamattina. Non discutere con me, fai come dico. Sì, madre. La moglie le faceva fare tutti i lavori di casa. Tuttavia la ragazza non si lamentava mai. Faceva la stessa cosa più e più volte senza mai stancarsi. Suo padre guardava tutto. Gli faceva male il cuore per sua figlia, ma non poteva fare nulla. Col passare del tempo era diventato troppo debole e non stava bene. Mia dolce figlia, mi dispiace molto, ma non posso darti niente. No, padre, non essere dispiaciuto. Mi hai amata e accudita per tutta la vita. Adesso tocca a me prendermi cura di te. Lavorerò e guadagnerò un sacco di soldi. Questo è un momento difficile per noi, ma presto finirà. La moglie ascoltava tranquillamente tutto questo. Perché non ci ho pensato? Dovrei mandarla via e farla lavorare per una famiglia benestante. La manderò a guadagnare e tutto ciò che guadagnerà sarà mio. Io e mia figlia avremo quindi la vita che abbiamo sempre desiderato. Hai ragione. Tuo padre è molto malato, lo sai. E poi ci sono altre spese. Perché non vai a lavorare per una famiglia benestante? Puoi essere una buona cameriera. Come ti permetti? Perché non mandi tua figlia invece? Ah, lo farei. Ma sai che è sempre preoccupata per le sue belle mani e i suoi piccoli piedini. Perderà la sua bellezza se lavorerà. Inoltre, tua figlia non è molto bella. Mandarla a lavorare non le nuocerà. È deciso allora. Domani mattina partirai per cercare lavoro in una famiglia benestante. Oh, cosa ne sa della bellezza? Non devi lavorare, figlia mia. No, padre, voglio lavorare. Niente viene fuori dal trascurare i nostri doveri. Non ti preoccupare, mi hai insegnato bene. So che un giorno i miei sforzi saranno premiati. La mattina dopo, la ragazza era pronta a partire. Andò a cercare lavoro in una famiglia benestante. La sua matrigna non le diede né cibo né acqua per il viaggio. Ma alla ragazza non importava. Ah, prenditi cura di te stessa, figlia mia, e ricorda, non dire mai di no a qualcuno che chiede aiuto. E sii diligente. Qualunque cosa tu faccia, fallo con tutto il cuore. Sì, lo terrò a mente, padre. E così la figlia se ne andò. Camminò da una collina all'altra, ma non trovò nulla. Camminò per giorni senza vedere nessuno. Eppure non perse la speranza. Si ricordò di quello che le aveva detto suo padre. Non dire mai di no a qualcuno che chiede aiuto. E sii diligente. Qualunque cosa tu faccia, fallo con tutto il cuore. In questo momento devo concentrarmi sulla ricerca di un lavoro. Questo è quello che devo fare e lo farò con tutto il mio cuore. Non importa quanto tempo ci vorrà, non mi arrenderò. Un po' più avanti incontrò un albero parlante ed era completamente secco. Ciao ragazza, sembra che tu stia andando da qualche parte. Mi aiuteresti a sbarazzarmi dei miei rami secchi? Ti darò una ricompensa in cambio. Oh, certo! La ragazza si arrampicò e ruppe tutti i rami secchi con le sue mani. Non si fermò finché l'albero non fu completamente pulito dai ramoscelli secchi e pronto a far crescere nuove foglie e frutti. L'albero la ringraziò e la ragazza proseguì.
Un po' più avanti trovò un albero di vite morente. Accanto alla vite c'era una vanga dall'aspetto strano. La vite parlò alla ragazza. Ciao! Potresti arare vicino alle mie radici. Ti darò una ricompensa in cambio. La ragazza prese la vanga e cominciò ad arare. E arò, finché i palmi delle sue mani non le fecero male. Oh, le tue mani devono farti male. Fa niente, guariranno. Avevi bisogno di aiuto e io dovevo aiutarti. La vite la ringraziò e la ragazza andò avanti. Un po' oltre incontrò un forno rotto. Questo la chiamò. Piccola ragazza, mi potresti pulire e sistemare un po'? Ti darò una ricompensa in cambio. La ragazza vide che il forno aveva molte crepe. Ci pensò un momento. Poi prese del fango e lo mescolò con i piedi. Usò quel fango per coprire tutte le crepe. Il forno era ora come nuovo. Grazie, ma le tue mani e i tuoi piedi si sono sporcati. Fa niente, posso pulirli con un po' d'acqua. Avevi bisogno di aiuto e io dovevo aiutarti. La ragazza proseguì. Un po' più avanti incontrò un pozzo rotto e questo le parlò. Oh, ciao! Tirerai fuori l'acqua sporca e mi sistemerai un po'? Ti darò una ricompensa in cambio. La ragazza tirò fuori tutta l'acqua sporca e pulì il pozzo. Oh, i tuoi vestiti sono tutti rovinati. Fa niente, posso pulirli. Avevi bisogno di aiuto e io dovevo aiutarti. Il pozzo la ringraziò e la ragazza andò avanti. Un po' oltre sentì una vocina carina. Era un cane. Il cane era fangoso e aveva i peli molto lunghi. Mi taglieresti i peli e mi faresti un bagno nel fiume? Ti darò una ricompensa in cambio. E la ragazza così fece. Il cane ora sembrava felice ed in salute. Ringraziò la ragazza. La ragazza si lavò al fiume e andò avanti. Presto si fece buio. Trovò una casa. Lì vivevano 7 fate. Mi dispiace disturbarvi, ma è buio fuori. Posso restare qui per la notte? Dove stai andando? Sto cercando un lavoro. È così? Perché non lavori qui? Ci sono 7 stanze. Dovrai pulire 6 stanze ogni giorno. Ma ricorda, non entrare mai nella 7ª stanza. Sei d'accordo? Oh, te ne sono così grata! Grazie, farò come dici tu. E così fece. Si svegliava tutti i giorni e puliva tutte e 6 le stanze senza mai entrare nella 7ª. Passò un anno e la ragazza aveva guadagnato abbastanza soldi. Desiderava tornare dal padre malato. Prima di andartene, dici, perché non sei entrata nella 7ª stanza? Mio padre mi ha insegnato a fare sempre il mio dovere. Per tutto il tempo in cui ho lavorato qui, il mio dovere era di obbedirti. Siamo contenti della tua onestà, bambina. La tua diligenza ci ha impressionato. Vieni con me, è tempo per la tua ricompensa. Le fate portarono la ragazza nella 7ª stanza. Lì dentro c'erano cumuli di monete d'oro e argento. Vai e rotola su quelle monete. Ciò che ti si attaccherà addosso sarà tuo. La ragazza fece come richiesto. Si rotolò nel mucchio di monete d'oro e poi nel mucchio di monete d'argento. Brillava come una stella mentre tutte le monete le si attaccavano addosso. Salutò le fate e se ne andò. Sulla via del ritorno trovò il cane al quale aveva fatto il bagno. Il cane ora aveva lunghi fili di perle invece dei peli. Vieni ragazza, mi hai aiutato quando avevo bisogno. Vieni a prenderti tutte le perle che vuoi. La ragazza avvolse fili di perle attorno alle sue mani e alle sue gambe e al suo collo. Ringraziò il cane e si allontanò. Un po' più avanti trovò il pozzo che aveva pulito. Vieni ragazza, mi hai aiutato quando avevo bisogno, vieni a dissetarti. C'erano molte brocche vicino al pozzo per i viaggiatori.
La ragazza prese una brocca, la riempì d'acqua e bevve fino alla fine. Ringraziò il pozzo e si allontanò. Un po' oltre, trovò il forno che aveva aggiustato. «Vieni, ragazza, mi hai aiutato quando avevo bisogno. Assaggia questo pane e questa torta appena sfornati». Così la ragazza mangiò quanto voleva e ne prese un po' per suo padre. Quindi ringraziò il forno e si allontanò. Un po' più avanti trovò la vite che aveva arato. «Vieni, ragazza, mi hai aiutato quando avevo bisogno. Vieni a bere questo succo d'uva». E così la ragazza bevve quanto voleva e ne prese un po' per suo padre. Ringraziò la vite e si allontanò. Un po' più avanti trovò l'albero che aveva aiutato. L'albero era verde come non mai e pieno di pere. «Vieni, ragazza, mi hai aiutato quando avevo bisogno. Vieni a mangiare queste pere mature». E così la ragazza mangiò quanto voleva e ne prese un po' per suo padre. Ringraziò l'albero e si allontanò. Mentre tornava a casa, fu felice di vedere suo padre. Non era più malato e la stava aspettando alla porta. Lei corse da lui e lo abbracciò forte. Quando arrivò la matrigna, rimase scioccata nel vedere il marito sano e la figlia benestante. Era coperta dalla testa ai piedi d'oro, d'argento e molto altro. Ignorandola, il padre e la figlia entrarono. La matrigna si rese conto che suo marito non le avrebbe permesso di avere niente. Immediatamente chiamò sua figlia e le chiese di andare a cercare lavoro in una famiglia benestante. «Ascoltami bene ora, devi guadagnare più di lei. Ho fede in te. Ha delle perle? Mi prenderai dei rubini». La figlia salutò e iniziò a camminare. Non aveva camminato a lungo quando si imbatté in un albero che era completamente secco. L'albero le chiese di aiutarlo a sbarazzarsi dei rami secchi in cambio di una ricompensa. «Ah, sei serio? Non sporcherò le mie mani pulite e i miei bei piedi per i rami secchi, non importa per cosa». E andò avanti. Un po' oltre incontrò una vite morente che le chiese di arare vicino alle sue radici in cambio di una ricompensa. «Sotto questo sole cuocente non sporcherò le mie mani pulite e i miei bei piedi per le tue radici morenti, non importa per cosa». E andò avanti. Un po' oltre incontrò un forno rotto che le chiese di ripararlo in cambio di una ricompensa. «Io non sporcherò le mie mani pulite e i miei bei piedi, non importa per cosa». Un po' oltre incontrò un pozzo che le chiese di pulirlo in cambio di una ricompensa. «Sei un pozzo d'acqua? Pulisciti! Non sporcherò le mie belle mani e i miei bei piedi, non importa per cosa». Un po' oltre incontrò un cane che le chiese di lavarlo in cambio di una ricompensa. Ma la ragazza scappò via urlando che non avrebbe sporcato le sue mani pulite e le sue belle gambe, non importa per cosa. Un po' più avanti arrivò ad una casa e chiese se poteva restare per la notte. Era la casa delle sette fate. Proprio come prima, le fate le offrirono di rimanere lì per un anno e pulire tutte e sei le stanze. «Ma ricorda, non entrare mai nella settima stanza». La ragazza fu d'accordo. Ogni giorno si svegliava e puliva tutte e sei le stanze. Ma poco dopo, la curiosità crebbe ed entrò nella settima stanza. Era buio dentro e invece di monete d'oro e argento c'erano rane e api da miele. La punzecchiarono dappertutto. Senza aspettare che arrivassero le fate, la ragazza scappò via di casa. Sulla via del ritorno trovò il cane coperto di perle. Corse dietro di lui per afferrare qualche filo, ma il cane sparì. Un po' oltre trovò il pozzo che si era rifiutata di pulire. Mentre si chinava per prendere un bicchiere d'acqua, l'acqua scivolò via da lei. Un po' oltre trovò il forno che lei si era rifiutata di aggiustare. C'erano pane e torte fresche, ma quando la ragazza cercò di toccare il pane, si bruciò le mani. Un po' oltre trovò la vite che si era rifiutata di arare. Aveva molta sete, ma la vite non le permise di bere niente. Un po' oltre trovò l'albero che si era rifiutata di aiutare.
Era pieno di foglie verdi e pere mature, ma cercando di raggiungere le pere, l'albero diventò troppo alto per lei. La ragazza allora si allontanò. Tornata a casa, sua madre era sulla porta sperando di vedere oro e rubini, ma sua figlia tornò invece coperta di lividi e con i vestiti sporchi. «Vedi ora? La pigrizia non paga mai. Solo un cuore umile e onesto sarà ricompensato. Non c'è più posto in questa casa per voi. Dovete andarvene!» La moglie e la figlia lasciarono così la casa. Il padre e la figlia, diligente, vissero felici e contenti.